Gianni Colacione, ormai agli ultimi minuti, se così possiamo dire, del 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale qui all'Hotel Summit a Roma. Siamo in compagnia di Marco Beltrandi, dirigente radicale e deputato radicale, a cui ovviamente chiediamo inizialmente una considerazione, un consuntivo un pochino di questo congresso, come gli sembra che sia andato. Sì, il congresso ha avuto una conclusione che mi ha convinto piuttosto, nel senso che io sono dell'idea che occorresse un rinnovamento e sono molto contento che ieri sera si sia tenuta una riunione informale con presenze anche non italiane, con numerose presenze non italiane, e che quindi per la prima volta si sia così coinvolti compagni che vengono da tante zone del mondo, dall'Africa e non solo, e sono lietissimo appunto della nomina del nuovo segretario, di cui ancora non ho imparato benissimo il nome, Debra. Al limite riesco il cognome, che dovrebbe essere Traoré. Perfetto, sì, Traoré, esattamente. Sono felice perché credo appunto che ci volesse una discontinuità, e questa discontinuità c'è sul segretario, e vedo anche che insomma anche statutariamente si sono messe a posto un po' di cose che effettivamente necessitavano, quindi le premesse sono le migliori, anche se non nascondo che poi far funzionare realmente questo partito continuerà ad essere una sfida, insomma. Per correttezza diciamo, per chi ci seguirà, che le votazioni anche per il segretario sono attualmente in corso. Ah sì, è vero, non so perché davo per scontato. Beh, sì, ma insomma io penso che sarà il segretario, spero che sarà il segretario, e mi auguro appunto che ci sia così una ripartenza su basi che consentono appunto di avere la speranza che questo partito si riesca a fare. Ci sono stati molti apporti di coloro che erroneamente occhiano sempre ospiti, in realtà sono dei militanti internazionali che sono venuti da tutte le parti del mondo, se così possiamo dire, e per fortuna in qualche modo il cosiddetto miracolo che Pannella invocava poche ore prima del congresso riguardante la partecipazione si è realizzato, mi sembra. Sì, e dirò di più, questi militanti iscritti spesso lo sono da tantissimi anni, dal congresso di Tirana, anche da prima, quindi se non c'era un maggiore coinvolgimento, diventava veramente inutile continuare ad invitarli per poi dopo rivederli magari fra qualche anno, no? Non avrebbe avuto senso. Quindi io ho un'idea su cosa si dovrebbe fare. Nel senso che noi riusciamo e siamo riusciti anche stavolta ad avere dissidenti da varie aree del mondo, soprattutto Africa e Asia, ma a mio modo di vedere noi dovremmo fare un salto di qualità e cominciare ad avere iscritti anche dissidenti delle democrazie avanzate, delle democrazie consolidate come la nostra, cioè io so benissimo che esiste anche con riflessi accademici importanti tutto un dibattito sulla crisi delle democrazie consolidate, e noi dobbiamo riuscire assolutamente ad avere nel nostro partito queste espressioni appunto di minoranze i cui diritti nelle democrazie avanzate sono conculcati come quelli che vengono conculcati nei confronti dei radicali. Marco, volevo farti partecipe di una riflessione che avevo sentito fare da Gianfranco Spadaccia. Lui ha detto, praticamente una rapida analisi, ha detto che insomma la patria, almeno da un punto di vista di ispirazione intellettuale, politica, storica della democrazia, cioè l'Europa, con le sue democrazie si sta involvendo in quel senso, mentre invece i luoghi dove la democrazia non si è conosciuta, non ha mai avuto dimora, per esempio il Nord Africa, queste popolazioni stanno invece esplodendo verso un anelito di libertà e di democrazia. È un po', diciamo, un controsenso? No, temo di no. Mi piacerebbe poter pensare che ci sia un controsenso, io invece penso che siano stadi diversi di una evoluzione unica, e infatti la sfida è che le democrazie consolidate riescano in tempo a rilanciarsi, a rivitalizzarsi, altrimenti io temo che tutti i difetti e i limiti
dei sistemi democratici avanzati si trasferiranno anche nelle nuove democrazie. Cioè io ho un punto di vista leggermente meno positivo del compagno Spadaccia da questo punto di vista, per questo noi abbiamo anche questa responsabilità, cioè quella di dare forza, di ridare vita alle istituzioni democratiche che stanno regredendo in Italia poi ad una velocità notevole, ma un po' dappertutto, negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, ci sono problemi comuni, poi ci sono anche specificità italiane, però se non si vince questa sfida nei nostri paesi ho paura che anche gli altri paesi potranno conoscere una involuzione che però sarà più rapida, perché naturalmente i tempi sono tutti più accelerati oggi, quindi se la nostra democrazia non saranno all'altezza, poi naturalmente questo si verrà a sapere nei paesi che si stanno aprendo alla democrazia, e quindi o sapremo indicare delle strade alternative o se no rischia di essere un grosso problema. E il minutaggio a questo punto stiamo a 5 minuti e mezzo, quindi ancora abbiamo qualche altro minuto per farti un'altra domanda. E volevo chiederti, secondo te, abbiamo visto tutti questi compagni che venivano da fuori, non chiamiamo più ospiti perché effettivamente chiedo anche scusa per tutte le altre interviste, che hanno partecipato anche con una qualche modo aspettativa, perché vivono delle condizioni, soprattutto nel rispetto dei diritti umani, molto, molto negate nelle loro patrie, nelle loro residenze. E il Partito Radicale Transnazionale, che è un pochino il centro di questa grande galassia radicale, secondo te strutturalmente, organizzativamente, riesce a dare risposta o ci sta, secondo te, qualcosa da cambiare? No, sino ad oggi non è riuscito a dare risposta. È riuscito a condurre campagne importanti, campagne che hanno anche avuto dei riverberi fortunatamente anche al di fuori dell'Italia, penso a pena di morte, ma non solo, Tribunale Penale Internazionale, per fare due esempi, ma il tentativo di fare dello strumento partito uno strumento in grado di rispondere anche alle necessità dei compagni che vengono dal resto del mondo, no, sinora non è riuscito. Appunto per questo serviva una discontinuità che è stata sia sul piano organizzativo con le importanti modifiche statutarie che dicevo, sia perché c'è una nuova leadership politica, e questo ovviamente è l'elemento che mi lascia più fiducioso che qualcosa possa muoversi. Il fatto poi che non sia italiano ancora di più, perché naturalmente per la prima volta sarà chi direttamente si trova negli esperimenti delle nuove democrazie che nascono dalle dittature a dover in qualche modo rispondere delle necessità che vi sono in altre aree del mondo. Ringraziamo Marco Beltrandi e ovviamente gli diamo appuntamento su internet per questa intervista, poi gliela faremo avere, gliela posteremo. Grazie ancora. Grazie a voi.